Ehi la ciurma, io sono Mazzetesse e ben ritrovati qui in un nuovo episodio di Spore Galactic Adventures. Ci eravamo lasciati con l'introduzione, diciamo, della fase spazio, che, come dice il buon Repez, e come sostengo anch'io, è la parte più divertente alla fin fine del gioco. E anche quella più longeva, perché alla fin fine siamo un sacco, ecco, insomma, da fare. Ah no, la missione era di lasciare il sistema solare. Noi siamo tornati qua, vabbè. LOL. Dobbiamo fare dei rifornimenti di carburante? No. A posto, sì, come salute, come. Ah, tra l'altro questo è il nostro pianeta base, quindi. Allora, risponde il segnale di un Fara perché avevamo trovato un relitto, esatto, l'altra volta. Per chi non avesse visto l'ultimo episodio, Spore 16, se non sbaglio, abbiamo trovato un relitto con un radar che dava delle indicazioni. Il motore interstellare del relitto risponde al segnale di un faro di un sistema vicino che corrisponde alle coordinate in memoria. Forse il suo mondo d'origine potrebbe avere ancora bisogno di aiuto. E allora lui veniva da questa zona qua. Noi ci spostiamo per raggiungerla. E andiamo a vedere un po'. Dobbiamo raggiungere il pianeta Caranti, che è questo qua. Che però è alla fase creatura, non è ancora neanche la fase tribale. Se non mi ricordo male. Qualcosa è apparso sul radar della nave. Delle navi nemiche, se non ricordo male. Ah no, una città distrutta. Troppo tardi, queste rovine devono essere ciò che rimane della colonia natale degli alieni del relitto. Una scansione delle rovine potrebbe rivelare qualche indizio su cosa sia successo qui. Allora, andiamo a vedere le. Dove punta di là? Ecco qua. Radar, ma se premo uno mi tiene anche il radar. Cosa. No, non era il radar che mi serviva, lo scanner. Scusate. La scansione non ha rilevato nulla, ma sembra abbia generato una risposta. I radar mostrano qualche tipo di attività. Ecco, adesso arrivano dei nemici. Deve aver attivato le difese da colonia. Questi droni non sembrano avere intenzioni amichevoli. Aspetta, è stata arrivata una trasmissione in arrivo. Attenzione, rilevati intrusi Grox. Tutti gli intrusi Grox verranno eliminati. Grox? Codice di difesa Grox 999 attivato. Tutti gli intrusi Grox verranno terminati. Non siamo Grox! Attenzione, tutti gli intrusi Grox verranno eliminati. Per l'ultima volta, non siamo Grox! E niente, adesso ci attaccano bellamente. Ci difendiamo. Non mi ricordo come si attacca. E è andata. Riusciamo a. Ma probabilmente se scannerizziamo il drone non ci dice niente. No, infatti. Ah, sta aggiungendo delle robe alla sporopedia. Con il ciuncaise. Qua ci sono gli animali. Che strani animali. Un'altra pianta. No, ma questi sono come noi, mozzo. Non sapevo che ci fossero dei mozzo anche fuori dal pianeta Tarantella, lol. Vabbè, possiamo anche lasciare la zona, credo. Direi di tornare a casa perché dobbiamo ripararci un attimo. Ah. Xiodoia si chiama sta stella. Allora, tornerei un attimo a casa per farci riparare.
Ok, spezie raccolta. Missione compiuta, speriamo di non essere soli nella galassia. Tracce di civiltà estinte, sonde di sorveglianza ostili, i Grox. È ovvio che dobbiamo continuare la nostra esplorazione della galassia e prepararci per eventuali resistenze ostili. Per far ciò stabiliremo delle colonie come basi operative. I nostri scienziati hanno già analizzato la tecnologia per i viaggi interstellari in modo da poterla sfruttare. Inoltre abbiamo sviluppato un dispositivo SETI per la tua nave. Ah, tra l'altro SETI come quelle che cercano gli alieni. Capterà la presenza delle altre vite senzienti nella galassia sotto forma di segnali radio delle stelle esaminate. Capitano, abbiamo bisogno di te per guidare il nostro programma spaziale. Io ci sono! Dobbiamo espandere il nostro impero e le nostre ricchezze, creando colonie su altri pianeti per estrarre risorse minerarie, cioè spezie. Abbiamo selezionato alcuni volontari per far parte dell'Incredikit Colonia, che abbiamo collocato nella sezione strumenti colonia. Naturalmente mi suona il telefono. I nostri astronomi hanno scrutato il cielo e hanno identificato un pianeta ospitale. Roblena. Vabbè. Bene, come faccio a fondare una colonia? Fondare una colonia è facilissimo. Dopo aver raggiunto il pianeta Roblena, seleziona lo strumento Incredikit Colonia. Già aggiunto il pianeta strumenti colonia e scegli dove poter fondare la colonia, purché si avvicina un geyser di spezie. E se in breve tempo si metterà in funzione, non arrivi a richiesta nessuna operazione di assemblaggio. Faresti bene entrare in contatto con la colonia per assicurarti che i cittadini che abbiamo inviato sono giunti sani e salvi. Ah, ancora una cosa, ripara. Che tra l'altro è gratis solo in casa, cioè nel pianeta natale, in tutte le altre parti si paga. Commercio, avete qualcosa da vendermi? Un Credikit Colonia, ma è troppo costoso. Missioni, ma no, non ora. Dobbiamo andare a piazzare la colonia. Allora, nel pianeta Roblena, che è qua, no, è da un'altra parte, immagino. Laggiù in fondo, ecco, noi andiamo dal pianeta Roblena. Mappe stellari, ah, ok, sì. Filtro missioni. Ok, sì, poi dopo qua c'è tappe viaggio, luoghi visitati, imperi, alleati e nemici. Però non conosciamo un cane di nessuno. Che accade? Ah, sì, i pianeti su orbite verdi sono più semplici da terraformare, da colonizzare di quelli su orbite blu o rosse. Quindi noi andiamo su quello verde. Dov'è che siamo adesso? Su Roblena, noi dobbiamo andare. Che non è che sia molto, sembri molto ospitale. Però nessun problema. Ci sarà poi anche la terraformazione, naturalmente. Si possono fondare colonie su qualsiasi pianeta, dalle lune desolate alle fiorenti oasi di livello punti Terra 3. Le colonie fruttuose estraggono preziosa spezia che può essere venduta. Allora, noi prendiamo l'Incredikit Colonia e lo andiamo a piazzare vicino a una spezia. Io direi, se riesco a prenderne di più, mi pare che mi dia dei bonus in più. Ecco, qua ne può prendere due, per esempio. C'è un punto dove riesce a prenderne ancora di più. Perché se ce n'è di più, mi pare di ricordare che... No, sono tutte abbastanza distanti. Adesso non mi ricordo neanche più quali erano quelle due vicine. Ah, qua. Qua, che però una terza non ci sta. No, vabbè. O forse sì. Ci sta quella? No, era giù in fondo. Beh, allora io la metto qua, la colonia. È un presagio! Va fatta qua. Una miseria. Che kit autoassemblante. Manco le tende del cash flow fanno così in fretta a crearsi. Wow. Congratulazioni, il tuo impero è cresciuto. La produttività di ogni colonia dipende dalle sue dimensioni. Queste sono diventate limitate dal livello punti terra del pianeta. Investi in terraformazione, poi aggiungi colonie ed edifici per trarne profitto. Ok, infatti qua cosa posso fare? Ah, pianificatore di colonia. LOL. Ci posso mettergli anche gli affari? No, veicoli. Compositore di inni. No, non posso metterci degli edifici, sì. Ah, perché non abbiamo dei punti terra sufficienti. Ok, lol. Bien. Allora, perché sto qua come... come faccio a sapere già quanti... Strumenti atmosferici? No, c'era una cosa molto più easy peasy. C'è un affare proprio con... ecco qua. È su? Strumenti atmosferici. Lui è un... T... niente. Ok.
Ah, dovrei fare un prima un T un T1, cioè mettere delle piante di ogni tipo, degli erbivori, dei carnivori, due erbivori e un carnivoro. E poi migliorare anche la roba, perché ora come ora è qua, credo che il puntino sia là. Cioè dovrei abbassare, cioè dovrei aumentare la densità dell'atmosfera. E no, come temperatura c'è abbastanza. Dovrebbe essere alzata leggermente, credo, eh. Però, boh, GG. Cos'è sta a fare? Ah no, ok, torna qua. Ah, se faccio così. Oh, perfetto, così non devo cliccare su quella roba là. Perfetto. Cos'è sta a fare? Ah, lol, un biglietto di ritorno. Non me la ricordavo sta storia. Ma devo dire che effettivamente è molto che non prendo in mano Spore ed è molto che non ci gioco seriamente. Quindi abbiate pazienza se per caso non so alcune cose. Anzi, consigliatemi, insomma, ditemi quello che mi converrebbe più fare. È il setto della spezia, sì, ok. Cosa mi dicono? Sì, ottimo lavoro, il nostro impero è un giorno di migliore galassia. Continuo sul fatto che tornerai spesso a farci visita, a far visita a quella colonia e recuperare la spezia che produce. I nostri scienziati stanno lavorando a tecnologie che dovrebbero aumentare i punti terra dei pianeti, eccetera. Sono pronto a continuare. Abbiamo intercettato un comunicato che riteniamo sia stato trasmesso da altri esseri avanzati. Usa il dispositivo SETI. Benissimo. Arrivederci. Sì, non ho letto, ma si diceva di andare là poi semplicemente. Se volete leggere, mettete in pausa. Trovo un impero alieno. Proviamo ad andare qua, vedere se troviamo qualcuno. Qua sarebbe comodo vedere quello luoghi visitati, ecco. Ah, ma tanto se non ci entro non mi dice niente, ecco. Entriamoci giusto per dire che l'abbiamo visitato. In modo che ci segni poi cosa c'è qua dentro. Là ci arrivo? Sì. Non c'è nessuno negli immediati paraggi. Abbiamo spezia rossa sul nostro pianeta. Oh! Cos'è questo affare? C'è una comunicazione? Una sequenza anomala, avvicinati ed esplora. Ah no, ci deve essere qualcosa di strano nel pianeta. Un oggetto interessante. Ah, sono tipo quei cosi che collezioni. Se io faccio tutta la collezione, ho però il problema di tutta la collezione. Eccolo qua. No, com'è che qua? Raggio traente. Il problema è che occupano spazio là dentro, quindi è un po' un casino qua. Vabbè, abbiamo preso questo. Ci danno un po' di soldi. Io solitamente li vendo perché devi avere abbastanza spazio per poterli collezionare e vendere tutti insieme. E naturalmente con tutte le collezioni se le vendi tutti insieme è GG, molto meglio per te. Però qua ancora nessuno, ma entriamoci giusto. Io odio il fatto semplicemente che bisogna scorrere sempre. Ah, qua c'è un'altra roba da prendere. Che strano pianeta. Lol. Oddio, cosa dice? Ho un pianeta brullo. Possono sostenere colonie di dimensioni limitate. Alternativamente puoi aumentare i punti di terra. Cos'è? Posso scannerizzarlo? Cos'è? Non me lo dice. Libro della scienza parte 7, parte di 10 libri della galassia. Boh, allora, ah, ma c'è dentro la roba anche qua.
Una miseria, ma è pieno di roba. Cosa c'è qui? C'è qualcosa che non va. Non ho trovato. Oddio, dei pirati stanno facendo un falso segnale per attirare. Ok. Non ci siamo fatto tanto danno, ma noi abbiamo perso parecchia energia. Abbiamo abbastanza energia per tornare a casa, più che altro. Ok, con un passo ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo andare a ricaricarci un attimo. Grazie! Ripara e ricarica, arrivederci. È sempre un piacere. Allora, torniamo dove eravamo qua. Andiamo a vedere, vabbè, adesso non esploriamoli. Andiamo, cerchiamo semplicemente. C'è qualcuno qua, eh? Immagino sì. Sì, dispositivo 7 ha trovato qualcuno qua. C'è gente, sì, guarda là. Ciao! Una razza aliena vivente, l'equazione di Drake era esatta. Non siamo i soli, sembra che abbiano inventato un emissario. Hanno inviato un emissario a incontrarti. Forse dovresti parlare con loro. Apri il tuo pannello comunicazioni. Spiega il proseguimento della tua esistenza. Voglio vedere per un attimo, non si capisce un caso. Ma si è un po' bruttino, eh? Vabbè, de gustibus. Sono di Mozzo, vengo in pace. Apprezziamo il tuo approccio umile nei nostri confronti, straniero. È un onore. Ah, teniamo informazioni. Allora, diplomazia. Parlami della tua filosofia. Ah, Mozzo vuole informazioni sul suo impero Aepox. Mozzo è nervoso. Mozzo ha paura di Impero Aepox. Bene, tutte le specie dovrebbero temere Impero Aepox. Sembra una pubblicità. Noi seguiamo la filosofia della forza, siamo forti, potenti e numerosi. La forza ci tiene uniti e ci conduce alla vittoria sui campi di battaglia. Dimmi dunque, c'è qualcuno di più potente di Impero Aepox? A volte qualcuno pensa di esserlo e ogni volta si sbaglia. C'è solo una specie che non possiamo sconfiggere, ma non è la tua. Saranno i Grox. Affascinante, grazie di tutto. Una rotta commerciale, ce lo farà fare. Secondo me no. Ah, ok, no, infatti. Non è affidabile. Però no, una cosa, la spezia rossa la... Ah no, non mi fa neanche commerciare. LOL. Libro, Aipox. Loro hanno una spezia gialla, quindi potrebbero comprare la rossa, ma non mi fa commerciare, forse perché gli devo fare dei regali. Questi sono neutrali. Se io gli facessi un regalo di un tot di soldi, mi fanno poi commerciare. Proviamo. E poi chiudiamo. Allora, diplomazia. Un dono. 10.000. Ah, non è cambiato un Kaiser. Scusa, se gli dono 50k. Ah, però mi fa commerciare. Ah, eh no, non vale niente per loro la spezia rossa. No. Vabbè, abbiamo sprecato un sacco di soldi per niente. Non importa, dai. Poco male. Ah, non ci arrivo là. Come ci sono arrivato io fin qua giù? Ah, da qua forse. Scusa, questa è una rotta commerciale? No, cos'è quel segnalino là? Missioni? Ah, eh sì, devo tornare a casa. Sì. Che ci dirà? Ah, bravo, hai scoperto della gente che esiste, sul serio. Non avevo idea che esistesse delle civiltà spaziali così vicine. Noi siamo un punto per questo pistola nel posto. Probabilmente non voglio accettare degli incarichi da loro. Ah, vero, se facciamo delle missioni sono poi più contenti. Sei pronto per affrontare altre missioni? Ci sto. Certo.
visitando le nostre colonie. La spezia verrà automaticamente caricata nella stiva. Trova un altro impero interessato. Commercio per quanto offrono. Sì, là per la rossa non volevano un Kaiser. Trovato un partner commerciale. Puoi acquistare un po' della sua spezia per rivendere a un prezzo più alto a un altro impero. Sembra produttivo, ci sto. Tra i quattrini tra un attimo. Cerca l'impero migliore con cui fare affari. Attento a chi vuole raggirarti. Va bene, vado a fare affari. Perfetto, quindi io direi che, visto che oh, il nostro tempo è giunto, ah, qua ci sono più tutti gli equipaggiamenti che si possono fare per il nostro capitano Kirk qua. E che poi andremo a vedere nei prossimi episodi. No, l'unica cosa, ricordiamoci di rimettere l'energia qua. No, ma posso anche. Perché mi stavo entrando nel coso. Saluti, è un piacere vedervi e ricarica. Perfetto. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per la visione e per i mi piace lasciati. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un commento. Noi ci vediamo. La mia pagina Facebook è in descrizione. Ciao a tutti!